Buonasera a tutti, vi do il benvenuto alla mia quinta intervista. Mi chiamo Alexandra e sono la vicepresidente della sezione di Roma di FIDAPA BPW. Questa intervista fa parte di un progetto in cui cerco di scoprire quali azioni a sostegno dell'equità, della coesione sociale, di formazione di qualità vengono realizzate dalle aziende, associazioni, istituzioni. Oggi ci troviamo nel cuore di Roma, vicino a Fontana di Trevi, e la mia ospite è Mariangela Siciliano, è responsabile in SACE della formazione alle imprese e delle attività di business promotion del gruppo. Buonasera Mariangela. Buonasera. Oggi parleremo delle donne di cui carriera è legata al mondo delle imprese, al mondo dell'internazionalizzazione. Questo tema mi è particolarmente vicino perché anch'io sono legata professionalmente con Export. Mariangela, ci puoi raccontare la storia, la creazione di Women in Export? Come è nato questo progetto? Intanto buonasera a tutte. Faccio una premessa doverosa. Partiamo col dire che una partecipazione femminile più bilanciata nel mondo del lavoro racchiude un potenziale economico che va dai 50 ai 150 miliardi di euro in termini di PIL globale. Sono numeri che conosciamo e che però ci fanno capire quanto disporre di un mix di genere paritario all'interno delle nostre organizzazioni non è tanto un diritto da conquistare delle donne, ma è un vantaggio competitivo per le nostre organizzazioni e per la nostra società. L'Italia è un paese che purtroppo sconta un divario di genere rispetto ai nostri peer europei, rispetto al resto del mondo. Se pensiamo che le imprese femminili nel nostro paese sono solo il 22% sul totale e che sono solo 3 donne su 10 che ricoprono posizioni di leadership, capiamo quanto sia importante compensare questo gap che abbiamo accumulato negli anni. Infatti la vostra amministratrice delegata è una donna. Assolutamente sì, la nostra amministratrice delegata è una donna e inoltre in SACE investiamo da sempre in un gender balance che sia garantito sia nelle nostre sedi in Italia che nelle sedi internazionali che abbiamo. Ecco, a proposito delle sedi internazionali, il progetto Women in Export? Allora, Women in Export in realtà è stata un po' una sfida perché nel 2021, quindi in un periodo nel quale eravamo ancora in piena pandemia, abbiamo capito quanto fosse necessario e importante legare il tema dell'internazionalizzazione a quello dell'empowerment femminile. Quindi abbiamo lanciato la prima community tutta al femminile italiana dedicata proprio con l'obiettivo di valorizzare il capitale intellettuale femminile che ruota attorno al nostro export. Invece come attività, che tipo di attività organizzate all'interno del progetto? Allora, Women in Export in realtà nasce con l'obiettivo di essere intanto un open platform, un ecosistema aperto alle donne del mondo delle istituzioni e del mondo associazionistico, del mondo delle imprese. E quindi, avendo questo spettro così ampio, siamo nati con l'obiettivo di offrire una formazione che fosse a misura di impresa, ma anche di chi si occupa di internazionalizzazione da un punto di vista più istituzionale, appunto il mondo delle associazioni. Abbiamo fatto eventi che toccavano temi come la certificazione di genere, l'innovazione sostenibile in impresa, la gestione del rischio, perché poi in un momento economico così delicato come quello che stiamo vivendo è fondamentale adottare dei modelli di business che siano solidi, che siano improntati all'innovazione e alla sostenibilità, ma soprattutto assicurarci che le donne non incontrino delle barriere nei loro percorsi di crescita. Quindi è stato un percorso fatto insieme. Adesso la nostra community conta oltre 800 iscritte e la bellezza di questa community è che ha contributi di tante anime diverse del certo, nostro paese. Certo, c'è un confronto tra vari tipi di attività, varie persone, bellissimo. Infatti una anche dei punti forti di FIDAPA di cui faccio parte è proprio questo, che abbiamo occasioni di incontri, di confronto. E se una donna vuole partecipare in questa attività, che cosa deve fare?
La nostra è una community aperta, assolutamente gratuita, l'iscrizione è libera per chi chiaramente ha un profilo legato al mondo dell'internazionalizzazione, quindi l'unico filtro che abbiamo inserito è che nelle tue attività quotidiane devi avere un legame con il mondo dell'export e dell'internazionalizzazione, quindi basta venire sul sito di SACE e trovare tutte le informazioni per accedere alla community, ma anche a tutte le iniziative progettuali che adesso stiamo lanciando. Allora, appena finiamo l'intervista mi iscrivo. Assolutamente devi. In Italia ci sono 1.300.000 imprese femminili. Ci aiuti a fare un identikit di un'azienda al femminile? Allora, sicuramente una delle fonti più autorevoli che abbiamo nel nostro paese per disegnare un po' il profilo delle imprese femminili è il rapporto sull'imprenditoria femminile che viene ogni anno pubblicato da Unioncamere. L'ultimo rapporto, che risale al 2022, ci dà una fotografia interessante perché ci dice come le imprese femminili, come dicevi tu, sono il 22% del totale delle imprese italiane. Se dovessi farti un identikit, le caratteristiche principali sono, hanno sicuramente una dimensione più piccola rispetto a quelle maschili, sono meno strutturate, in forma cooperativa, ma sono anche più propense ad abbracciare la transizione green e digitale. Questo è un aspetto importante che va considerato. Sono delle imprese spesso più fragili, quindi che hanno bisogno magari di un supporto ulteriore più forte. E sono delle imprese che operano soprattutto nel mondo dei servizi, meno nel mondo dell'impresa, dell'industria. Un altro dato importante, forse, è analizzare il trend geografico. Di solito si pensa che siano concentrate soprattutto al nord, invece dal quinto rapporto sull'imprenditoria femminile viene fuori una fotografia interessante, soprattutto nel mezzogiorno che ci sono più imprese Allora, femminili. grazie per questo identikit. Quali settori vengono scelti maggiormente dalle donne? In particolare, mi rifaccio sempre ai dati di Unioncamere, le imprese femminili nel nostro paese si concentrano soprattutto nel mondo dei servizi, quindi meno nell'industria. Però ci sono dei dati interessanti che dobbiamo assolutamente prendere in considerazione. Le imprese femminili nell'ultimo periodo, anche nel post-pandemia, hanno mostrato una maggiore propensione a operare in quei settori strategici come la cura della persona, come settori anche critici che sono diventati fondamentali per la ripresa del nostro paese, e quindi si evidenzia sempre di più come la presenza femminile nel mondo dei servizi in generale si sta rafforzando. Nel mondo dell'industria dobbiamo fare di più e Ho meglio. sentito che questo progetto Women in Export ha anche una particolarità a parte dedicata proprio alle imprenditrici di Sud Italia. Sì, corretto. Noi abbiamo fatto una considerazione dopo un anno dal lancio della community di Women in Export, che il nostro mezzogiorno sconta un divario di genere più severo rispetto alle altre regioni italiane e quindi ci sono delle iniziative che devono essere affrontate e prese con urgenza. Il dato che ti condividevo prima, che le imprese del mezzogiorno femminili sono maggiori rispetto a quelle del nord, è interessante. Però il mezzogiorno ha un gap molto molto severo da scontare e quindi abbiamo deciso di lanciare un progetto che si chiama Women in Export Obiettivo Sud. Siamo contenti di averlo fatto perché abbiamo portato on board 80 imprese femminili di diversi settori rappresentative anche di tutte le regioni del È un dato Mezzogiorno. Sì, e impressionante. poi la partecipazione di queste imprese è anche la dimostrazione di come il Sud è fatto di eccellenze imprenditoriali, di donne che stanno portando le loro aziende su mercati internazionali anche meno battuti dal Made in Italy. Noi abbiamo aziende che operano in Brasile, in Argentina, quindi anche mercati non facili. Ed è un progetto che SACE ha lanciato insieme a UPS, a Microsoft e all'Università Federico II. Anche qui
il punto cardine è la formazione manageriale, quindi parliamo di innovazione sostenibile in azienda, abbiamo fatto delle sessioni sulla digitalizzazione, sulla sostenibilità, faremo una sessione sulla leadership d'impresa, perché poi le nostre donne hanno bisogno anche di essere accompagnate in un processo di acquisizione di soft skills e non soltanto di competenze strategiche. Certo, certo, anche di credere in se stesse. Esattamente. Questo è molto importante. Ho sentito che questo progetto è già partito. Ma c'è ancora possibilità di partecipare? Assolutamente sì, abbiamo previsto un evento qui da noi in sede a Roma negli uffici di Sace, dove inviteremo tutte quelle che sono le imprenditrici ancora del mezzogiorno interessate a fare una giornata di networking e di approfondimento con noi su alcune delle tematiche di cui ti raccontavo prima. Mariangela, ci potresti dare qualche raccomandazione alle donne che vogliono affrontare il mondo dell'internazionalizzazione? Quali sono le sfide, le opportunità? Allora, sicuramente è una domanda complessa, però proprio perché nel mio lavoro quotidiano incontro tantissime donne che nonostante mille difficoltà sono riuscite a portare la loro azienda su mercati anche meno battuti dal nostro Made in Italy, mi sento di dire che la forza delle donne, quindi qui vado alle raccomandazioni, è sicuramente quella della resilienza, quindi quella di affrontare le difficoltà con uno spirito anche aperto ad una formazione continua, quindi sicuramente certo. Il primo aspetto è quello di formarsi, certo. Quello di acquisire delle competenze, come dicevo prima, non solo tecnico-specialistiche, ma anche quelle soft skills che ci servono per dimostrare come anche lavorare in settori che vengono spesso considerati a prevalenza maschile, la leadership femminile può essere portata avanti e può essere fonte di vantaggio competitivo per l'impresa, quindi non abbiate paura di approcciare anche il settore STEM, comparti dell'industria nei quali la presenza maschile è più forte. L'altro elemento per chi fa internazionalizzazione è la gestione del rischio d'impresa, è importante conoscere i mercati, farlo in maniera oculata e soprattutto avere un approccio proattivo al rischio e non reattivo. E noi donne siamo brave a valutare bene i rischi prima di entrare in operazioni anche internazionali nei quali c'è una componente di rischio alta. Siamo sicuramente più prudenti, meno spericolate forse. Esatto, esatto, assolutamente. Quindi formazione, gestione del rischio, curiosità e spirito anche, come dire, quello spirito imprenditoriale che noi donne abbiamo anche nel modo in cui viviamo la nostra quotidiana. Gestione impresa famiglia. Esatto, no? Esatto. Mariangela, grazie mille per questa intervista e per tutte queste informazioni. È stato veramente interessante scoprire quanti strumenti vengono messi a disposizione delle donne nel loro percorso dell'internazionalizzazione. È bello scoprire che c'è un sostegno veramente importante e che siamo sempre più presenti sia insomma come imprenditrici in Italia ma anche nel contesto internazionale. Grazie a voi e grazie per aver puntato i riflettori su un'iniziativa che è nata proprio con l'obiettivo di fare rete, di fare sistema, di puntare appunto i riflettori su un tema così importante per noi, per le nostre organizzazioni e per la nostra società, che è quello dell'empowerment femminile. E grazie a tutti voi e ci vediamo alla prossima intervista. Grazie.